Adesso basta, la scuola si ribella, e questo è il titolo della campagna informativa per il nuovo sciopero proclamato dai sindacati. FLC, CGIL, UIL Scuola, Gilda e SNALS hanno organizzato per domani 10 dicembre una nuova giornata di agitazione sindacale per protesta contro il presunto immobilismo del governo in materia di istruzione. Nel mirino dei lavoratori della scuola questa volta c'è la manovra 2022, una legge di bilancio che porta in dote 33 miliardi, ma che destina solo lo 0,6% al fondo che dovrebbe premiare la professionalità dei docenti. Una percentuale che i sindacati trovano inadeguata rispetto all'effettiva necessità di rendere merito al lavoro della classe insegnante. Sì, noi come sindacati della scuola abbiamo avuto interlocuzioni continue con il governo, ci avevano promesso una serie di risorse a partire dal patto che abbiamo fatto con il lavoro pubblico a marzo, poi abbiamo fatto un accordo a maggio dove si era detto che ci sarebbe stato un investimento significativo nei nostri settori, nella scuola, che in tempi di pandemia ha reagito in maniera straordinaria con un impegno determinante da parte del personale docente data. Purtroppo nel momento in cui dovevano mettere le risorse, cioè nella legge di bilancio, siamo di fronte invece a risorse che non affrontano per niente i temi che noi abbiamo sollevato, sia quelli a livello contrattuale, perché abbiamo un contratto scaduto da 3 anni senza prevedere praticamente nessun tipo di aumento, sia a livello poi di organici, perché gli organici sono bloccati, sia a livello di risorse complessive per il funzionamento della scuola. Siamo costretti quindi a scioperare. Andremo anche come delegazione della FLC Teramo a Roma a manifestare il nostro dissenso, perché l'investimento nella scuola pubblica è un investimento che guarda al futuro. E noi non facciamo sciopero a cuor leggero perché perdiamo una giornata di retribuzione, facciamo sciopero perché denunciamo una situazione negativa e vogliamo che ci siano interventi significativi. Se questi interventi significativi non ci saranno nella legge di bilancio, certamente intensificheremo le nostre azioni di protesta.